Ma l'autorità ti conferisce questo, e tutti servono Dio, non si servono, non servono Dio. Io ve lo dico per il vostro bene, perché so che magari tra un po' parleremo qua e parleremo di questa cosa, perché le comunità hanno un solo problema, questo. Di che? Mi spiego dove la loro, protezione di cultura. Lei non è paragone ancora, hai avuto tanto tempo. No, ha detto che l'avrebbe spiegata. Su quello che ha letto, che hanno letto loro due, ha detto che c'è una cosa che li unisce, le loro gambe. Sapienza creatrice, poi i proverbi c'era sempre la sapienza che sì, ma tu e trambi tutti e due. Che cos'era la signora spiegazione che la sua vera la parte pratica. Se tu scegli bene o male, scegli di stare poi con la sapienza. Sì, poi dopo c'era la prudenza. Hai detto, tu hai parlato della prudenza. E voi sorelle, se hai sentito, tu abiti in una comunità che si fa. Sì, esatto. E tu donna sposata, hai sentito? Perché tu sei tu il marito, la vostra vocazione. Questo è proprio le mie intenzioni. Cioè le lezioni. Guardate che la prudenza non è il paio di fare. La prudenza non è il paio di fare. Ma è la certezza di quello che devi fare. Pensate. Prudenza, perché la prudenza ti porta a riferirti alla sapienza. Sì. Se hai la sapienza ti dice quello che devi fare. Perché avere il dono della prudenza significa avere la certezza di quello che devi fare. Beh, un giochetto matematico, ma porta a quello. La prudenza non è paura. Questo diceva. C'è paura di offendere. Diceva Beppe Mattini, la prudenza non è paura. Per forza nel fare la giustizia che Dio ti vuole, molto diverso, perché sono tutti come il timore di Dio. Cioè, il timore di Dio non significa il timore di Dio, il grande dono di saluto. Il timore di Dio è avere paura di rimanere senza Dio. Allora, per tant'è che i santi dicono che il timore di Dio fa tutti i doni, perché se tu hai paura di rimanere senza Dio, uguale, sto attaccato a Lui. Se sei attaccato a lui, tu uguale, un po' tutti i doni. Infatti io dico, non voglio avere, perché a volte mi sento che io mi aggrappo a Dio per paura, per timore su, e invece adesso ho capito, dico, voglio amarti non solo per paura stare vicino a te. Per forza. Per amore voglio imparare ad amarti. No, perché credi, cioè, pensavo che fosse sbagliato soltanto per timore. Bello sarebbe per amore stare c'è un passo io. C'è un passo che c'è la mia che dice, perché ci sei, c'è la mia 32 che dice proprio che Dio sarà nel santo timore e non si allontaneranno mai più da me. Ecco, già un passo avanti dice. Allora, bene, il timore di Dio significa avere il timore di non allontanarsi, di rimanere senza Dio. Ma sì. Appunto che poi e se ti attacchi e sei unito a lui, fai il dono della comunione con lui, fai il dono della comunione con lui, fai tutti i doni. Poi viene anche. Perché che il timore di Dio è la somma di tutti i doni. Come impariamo ad amare Dio? Lasciandoci amare da Lui. Questo è basilare, fondamentale per tutti. E poi ci aggiungerei un'ultima cosa. Grazie. E poi chiudiamo. Dai. Chiudiamo. Diciamo il Padre nostro. La noi in teoria potremmo fare una preghiera. Anche per lui, povero, che domani. Anche per noi. Per la preghiera per tutti. Io vi dico una cosa. Il Signore va a cuore il motivo per cui ci dai doni. Ciascuno di noi tre porsi il problema per dire perché il Signore dai doni. Penso bravo io perché. Non merito assolutamente no. Perché ci vuole bene, neanche noi siamo tutti suoi. Perché Dio vuole esatto. Bene, ma quelle persone che noi ameremo con i suoi doni. Tanti doni a noi, perché i nostri doni siano l'oggetto, il soggetto dell'attenzione che noi dobbiamo avere nei confronti degli altri. Ah. Se io per trasmetterla agli altri. Tant'è
anche se io non ho attenzione all'altro e non faccio passare un pitone, finisce. Perché? Perché Dio dice, ma perché io devo dare a te un dono che non lo dai a nessuno? Dai il tuo dono, per bravo i talenti. E poi te lo dono della cultura, che uno riesce a capire l'intelligenza, che riesce a capire prima. Chi ha dono della fede sostenga i dubbiosi, chi ha dono della forza sostenga i deboli. Sì. Se tu non capisci quello che Dio ti fa crescere più in te, beh, per gli altri ti fermi a te, ti si ferma il dono. Non ci può, ma lo che dono ti ha parlato. Si manifesta la mia potenza. Che adesso no.